Buongiorno, martedì 15 ottobre 2019, 8:15 in punto sulla radio dell'Avvocatura. Noi siamo pronti per offrirvi una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Ritorniamo subito dopo il jingle. Uslo Web Radio, la radio dell'Avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Ancora buongiorno cari colleghi, Pierluigi Serra che vi parla. Ci siamo scaldati, siamo pronti, una nuova puntata di Svegliati Avvocatura per questo martedì, in regia Ornella Sala che saluto e ringrazio, in conduzioni con me oggi Domenico Monterisi. Domenico, ciao. Ciao Pierluigi, un saluto a tutti gli ascoltatori, a Ornella in regia. Domenico, oggi parliamo di varie tematiche, però ho voluto scegliere questa immagine della toga appesa, non è appesa al chiodo, però è un'immagine emblematica dei problemi che attanagliano l'avvocatura. È una toga appesa alla pendiabiti, quindi sia per riporla sia pronta per essere utilizzata. Parliamo prima di contenzioso sui centrali rischi, della centrale rischi con il magistrato del Tribunale di Verona, Massimo Vaccari, una intervista che hai registrato tu con la riforma del processo civile, una riflessione di Massimo Mazzola, e poi una cancellazione di difensori d'ufficio, un'intervista di un collega di Cagliari. C'è molta difficoltà in questo periodo nell'avvocatura, Domenico, sofferenza. Beh, non è una novità, diciamo che sono gli ultimi 10-15 anni che ci stanno accompagnando queste novità, queste difficoltà. È inutile nasconderci, la coperta è corta, siamo ancora tanti, e se qualcuno aveva immaginato alla riforma previdenziale come un sistema per tagliare il numero degli avvocati, ha fatto male i propri conti, perché non ci sono alternative, quindi la gente rimane, secondo me, giustamente attaccata alla professione, ma si vive male un po' tutti quanti. Non collabora lo Stato, perché le riforme, quando arrivano, spesso non colgono nel segno, però sono preoccupate di ridurci un termine, di eliminare un'udienza, piuttosto che modificare strutturalmente il processo e soprattutto i suoi protagonisti. Assolutamente sì, è vero questa cosa che cogli, cioè tante riforme sono tese a rendere più difficoltoso il processo alle parti e agli avvocati, però mai l'obiettivo è quello di renderlo più efficiente e più giusto. Ritengo che in questo periodo, in quest'ultimo mese, soprattutto se ne stia parlando tanto di sofferenza della nostra professione, però riserviamo le ulteriori riflessioni per dopo. Sentiamoci questa prima intervista realizzata da Angelo Marzo con il dottor Massimo Vaccari, che è un magistrato del Tribunale di Verona, che ha scritto un libro sul contenzioso sulla centrale rischi, materia che non tanti colleghi conoscono, trasposto in un libro presentato in questa intervista. Massimo Vaccari. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com.
Buongiorno al dottor Massimo Vaccari. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, siamo col dottor Massimo Vaccari, un magistrato che oltre a scrivere tante sentenze, scrive anche a tanti libri. In particolar modo a me ha incuriosito molto il contenzioso sulla centrale rischi, edito da Officine del Diritto. È un libro che in questi giorni è appena uscito ed è un libro interessante perché parla di un argomento che molti di noi avvocati non conoscono bene. Allora, il contenzioso sulla centrale rischi, quando si può instaurare e qual è il rito applicabile? In realtà le fattispecie sono variegate per l'utilizzo di questo tipo di controversie, nel senso che soprattutto riguardano i casi di insussistenza dei presupposti della segnalazione o alla centrale rischi o anche ai sistemi informativi creditizi, e diciamo il grosso delle vertenze riguarda la sussistenza o insussistenza della situazione di sofferenza. Poi ce ne sono altre, un po' diciamo un secondo filone riguarda invece i casi in cui non sia stata rispettata la procedura perché interna prevista soprattutto dalla circolare della Banca d'Italia che deve precedere la segnalazione. Gli aspetti ancora un po' dubbi sono soprattutto non tanto sui presupposti della segnalazione, sui quali effettivamente la giurisprudenza direi in larga massima parte è arrivata a delle conclusioni tutto sommato condivise, riguarda gli aspetti effettivamente un po' della quantificazione del danno, soprattutto stiamo parlando del danno non patrimoniale, perché ormai la Cassazione sul punto è arrivata anche recentemente ad affermare che non esiste un danno in re ipsa, quindi deve essere innanzitutto allegato e poi dimostrato, bisogna capire come dimostrarlo, eventualmente come quantificarlo, e poi, come diceva lei, anche il profilo del rito applicabile, sul quale effettivamente ci sono ancora diverse incertezze, perché c'è chi ritiene che si debba applicare il rito previsto dal decreto semplificazione riti in tema di violazione della privacy, invece c'è chi ritiene che si possa applicare il rito ordinario, senza contare che poi i dubbi riguardano anche l'eventuale fase cautelare. Assolutamente, ma io quello che dico io per noi avvocati, perché poi i dubbi bisogna esprimerli e bisogna tutelare il cliente, qual è la giurisprudenza in tema di rito applicabile soprattutto? Qual è quella maggioritaria? Ma io direi che soprattutto nel momento in cui, come più delle volte accade, la domanda di cancellazione dalla segnale rischi è accompagnata a domande di merito che riguardano soprattutto i rapporti bancari, direi che anche in virtù della connessione tra le due domande prevale il rito ordinario, su cui in questo caso direi non ci dovrebbero essere dubbi. Problema grosso riguarda i casi in cui viene avanzata solo la domanda di cancellazione dalla centrale rischi abbinata o meno con la domanda risarcitoria, perché io credo che questo dipenda soprattutto dall'allegazione che faccia la parte, nel senso che se dovesse allegare una violazione del diritto alla privacy, perché in realtà le centrali rischi sappiamo benissimo che sono delle banche dati e quindi rileva l'aspetto anche della tutela della riservatezza. Ecco, se ci fosse un'allegazione in questi termini, la problematica, o meglio l'applicabilità del rito speciale previsto dal decreto semplificazione riti, secondo me ha senso. Così come probabilmente, però lì spetterà anche al giudice cercare di capirlo meglio, dovesse essere legato semplicemente in termini generici un riferimento all'articolo 2043, lì bisognerebbe poi effettivamente capire. Ovviamente se c'è un errore nella scelta del rito si può convertire, sempre ai sensi dell'articolo 4 del decreto semplificazione riti, e con la salvezza di tutti i diritti, perché l'articolo 4 è quella disciplina speciale che salva la forma come è stata scelta fin dall'inizio. Ecco, lei parla anche della peculiarità del contenzioso in caso di LCA della banca segnalante. Esatto, sì. Sì. Il libro, diciamo che è un libro che consente veramente dal punto di vista pratico un uso abbastanza rapido e importante della materia, materia che oggi soprattutto forse in materia di crisi è una materia, la segnalazione dei rischi, che sta diventando sempre più numerosa, no?
Sì. Sì. Ecco, quindi... sì, le particolarità effettivamente poi del contenzioso in caso di liquidazione di coatta amministrativa della banca segnalante ci sono, riguardano già solo la proseguibilità o improcedibilità sopravvenuta, certo, della domanda. E, diciamo, sono in realtà questi aspetti non ancora oggetto di grande giurisprudenza. Io ho individuato alcuni precedenti che tra l'altro hanno soluzioni opposte sul punto. Bene, dottor Vaccari, la ringrazio della sua cortese intervista e farò buon uso del suo libro. Speriamo, grazie, arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Siamo nuovamente in onda dopo questa interessante intervista e che apre, per esempio, quando Piggio parliamo di ambiti nuovi da affrontare, e questo sicuramente è un ambito che, soprattutto per chi svolge diritto commerciale, diritto delle aziende, che spesso sono sottoposte alla segnalazione alla centrale dei rischi da parte di una banca senza che ne ricorrono i presupposti, sicuramente un filone da approfondire. Molto, molto, è materia anche bancaria tanto, tanto affascinante. Addentriamoci allora sulle riflessioni che facevamo prima con un'intervista realizzata da te, Domenico, con Marcello, prima avevo detto Massimo, Marcello Adriano Mazzola, nostro caro amico del Foro di Milano. A me piacciono molto le sue riflessioni e fa un grande lavoro di diffusione, di riflessione scientifica e giuridica, Marcello, sul suo blog del Fatto Quotidiano, e di solito scrive in tema di famiglia, ma in generale più di giustizia. Ha fatto una bellissima riflessione in cui si chiedeva se è davvero necessaria una riforma del codice di procedura civile, o piuttosto il codice contiene già tutti gli strumenti per rendere più veloce ed efficiente il processo. Sentiamola, poi ne parliamo assieme. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyuslow.it. Siamo in collegamento con l'avvocato Marcello Adriano Mazzola del Foro di Milano. Ciao Marcello. Ciao. Marcello, sono molto interessato ad un tuo articolo uscito sul tuo blog sul fattoquotidiano.it, in cui ti soffermi sulla riforma della giustizia civile e ti poni qualche dubbio sulla sua opportunità, per le ragioni che lì spieghi molto bene, e cioè che probabilmente esistono già gli strumenti per avere un processo più rapido e che forse ci sono più problemi strutturali che non quelli nel codice di rito. È così? Sì, in realtà non sono contrario ad una riforma in assoluto della giustizia civile e in particolare anche del processo civile, ma mi limito a osservare che già all'interno del codice di rito, e non solo, ci sono tutti gli strumenti a disposizione del giudice per attuare il cosiddetto giusto processo, strumenti che però non vengono utilizzati. Per esempio? Io ne cito alcuni. Molti colleghi sanno che il giudice può far conciliare le parti, può fare una proposta alle parti, può disporre la comparizione delle parti, può arrivare a disporre un'ispezione giudiziale, può evitare, come fanno tutti i giudici, di fissare un'udienza ad hoc di precisazione delle conclusioni. Oppure un'udienza addirittura ad hoc dopo l'esaurimento dei termini di cui all'articolo 183,6, quando le parti hanno già detto tutto e si ritrovano davanti al giudice solo perché lui si riserva. Sì, il giudice abusa della riserva, lo sappiamo bene, si riserva praticamente sempre, e ovviamente poi può sciogliere la riserva dopo molti mesi, e spesso accade, e nel frattempo passano i tempi.
può andare a sentenza direttamente ai sensi dell'articolo 281 sexes. Adesso lo può fare anche in appello. Sì, sì, sì. Dopo una discussione orale, dando un termine per il deposito di note difensive, quindi tranquillamente si può evitare tutta la perdita di tempo dei termini di cui alla comparsa conclusionale, le repliche, per poi trattenere in causa la decisione per mesi. Sappiamo che non esistono i termini perentori per i giudici, ma sono tutti ordinatori. I termini perentori esistono solo per i difensori. Ci sono tantissimi strumenti che il giudice può tranquillamente attuare per dimezzare i tempi di un processo, ma non vengono esercitati, perché tutto ciò richiede un impegno, una diligenza, una conoscenza del fascicolo che spesso il giudice acquisisce soltanto quando va a sentenza. Senti Marcello, queste sono cose che noi ci ripetiamo, noi che diciamo siamo manovali del diritto, quindi che frequentiamo ogni giorno le aule di tribunale e abbiamo a che fare con i nostri clienti sempre sorpresi dalle comunicazioni dei rinvii, spesso ad anni, conosciamo da tempo, però la replica che ci viene fatta dai magistrati, siamo la categoria di magistrati che in Europa e probabilmente nel mondo ha il più alto indice di produttività. Come replichiamo poi a questo dato statistico che ci viene sbandierato ogni volta? Allora, sappiamo bene che i magistrati togati sono circa 8.000, 4.500 sono i giudici onorari, che però si sobbarcano e smaltiscono tra il 50 e il 60% del contenzioso civile e anche penale, se vogliamo. Mediamente un magistrato togato ha 300-400 fascicoli in carico. Sui numeri di produttività dei magistrati che vengono sbandicati direttamente dalla magistratura ho qualche perplessità. Noi ogni anno siamo negli ultimi posti quanto a durata dei processi. È ovvio che se vanno a conteggiare anche tutti i procedimenti cautelari, che ovviamente di volontaria giurisdizione si concludono e di volontaria giurisdizione, che hanno dei tempi forse anche più brevi, e si conteggia tutto, si può arrivare a numeri falsati, ma chi frequenta le corti di giustizia ogni giorno sa bene che c'è molto da fare e che i magistrati che tengono due volte alla settimana le udienze potrebbero impegnarsi, aggiungere un giorno in più, potrebbero organizzare meglio il proprio lavoro, e noi avvocati abbiamo il dovere di incalzarli utilizzando tutti questi strumenti processuali e richiamando ad una diligenza ancora maggiore i magistrati. Quindi noi spesso accettiamo i ritmi e i comportamenti dei magistrati senza dire nulla, senza incalzarli, e invece è un diritto e abbiamo il dovere che il cliente veda la conclusione del procedimento nel minor tempo possibile. Senti Marcello, tu hai detto che però non sei assolutamente contrario a una riforma. Due o tre cose che ti piacerebbe vedere riformate? Lo sappiamo, avere più riti processuali non ha alcun senso, quindi avere un unico rito o al massimo due riti è sicuramente il primo passo. Riforme a costo zero, sicuramente eliminare comunque o chiarire che le precisazioni delle conclusioni non necessitano di un'udienza ad hoc. E poi ci sarebbero altre riforme, ma ovviamente avrebbero costi maggiori. Io penso che i giudici debbano essere formati anche in materie complementari del diritto, cosa che non accade. Una conoscenza... per esempio, tu ti occupi molto di minorile, da quello che di minorile, di famiglia. E quindi tu sai, adesso senza arrivare a citare anche noi spropositamente, in modo spropositato, il caso Bibbiano,
Comunque si paga molto qui una mancanza di specializzazione e una mancanza anche di cognizioni di materie tutt'altro che giuridiche. E ogni volta poi ci si affida a CTU, a mediatori o a i famosi assistenti sociali che adesso sono un po' nell'occhio del ciclone, e questo comporta spesso che il giudice è un passacarte che si limita a sottoscrivere quanto è stato comunque deciso altrove. Beh, nel diritto di famiglia e non solo c'è un abuso della consulenza tecnica, proprio perché il magistrato non ha alcuna formazione nelle materie complementari, psicologia, tanto per citarne una, ma anche informatica, economia in modo serio. Ci sono tante materie che i magistrati dovrebbero studiare in modo approfondito e che vengono semplicemente lambite nei corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. Però il problema dell'abuso della CTU è un altro problema che noi constatiamo tutti i giorni. Bene Marcello, ti ringrazio, è stata come al solito una bella chiacchierata, ne approfitteremo in altre occasioni quando sul tuo blog scriverai qualcosa di così interessante. Bene, grazie, ciao. Ciao. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. Nuovamente in onda Pierluigi Serra sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura. Avete sentito Marcello Adriano Mazzola intervistato da Domenico Montelisi, ottima intervista, ottima riflessione, veramente spero che arrivi alle orecchie o agli occhi di qualche deputato parlamentare impegnato nell'ennesima riforma del codice di procedura civile. Giustamente Domenico diceva, Marcello, non è che non bisogna riformare, non c'è necessità di nessuna riforma, però veramente, cioè, assistiamo tutti i santi giorni in tutte le aule di giustizia a l'utilizzo degli strumenti processuali in maniera totalmente campata per aria e non necessaria, cioè l'udienza dopo le memorie 183 che da nord a sud, da est a ovest si utilizza, non ha assolutamente alcun senso. Quindi davvero la riflessione di Marcello coglie nel segno. Certo, quella come la precisazione delle conclusioni in appello, che non ha nessun senso, proprio perché probabilmente anche le memorie, perché una volta che le parti si sono costituite, il più lo hanno già detto, assistiamo a comparse conclusionali che sì, sono un copia e incolla dell'atto di appello o della comparsa di costituzione. E ci sono tanti altri strumenti all'interno del codice che le ordinanze provvisoriamente esecutive, se utilizzate in modo adeguato, potrebbero impedire anche di arrivare a sentenza e indurre, certo, le parti a definire in via, diciamo, transattiva, conciliativa, le controversie. Sì, c'è il problema principale che nessuna riforma risolverà, che è quella della motivazione del provvedimento finale, che sia sentenza, ordinanza, eccetera. Però spesso ci sono degli strumenti che consentirebbero di evitare. E tutto passa, secondo me, da un presupposto fondamentale: la conoscenza del fascicolo da parte del giudice. Il, certo, giudice che conosce bene il fascicolo sin dalla sua nascita, e non perché lo ha ereditato, semmai dopo 7-8 anni di prove, di consulenze, eccetera, riesce a gestirlo e anche a gestire questi strumenti che potrebbero condurre a una soluzione semplificata della controversia. Concordo, cioè io ne ho visto una da poco, mi è venuta in mente sentendo la vostra intervista e nuovamente con la tua riflessione, una causa iniziata tra fratelli, quindi insomma una di quelle questioni familiari di poco conto in termini assoluti per magari il giudice, però molto, molto sentita dalle parti, iniziata nel 2012, non si è neanche conclusa
l'istruttoria, perché il giudice non si è pronunciato su una CTU dedotta, e senza ovviamente fascicolo ereditato da tanti giudici e transitato nelle loro mani, adesso dopo 6 anni il giudice ha pensato di fare un comparizione delle parti per proposta conciliativa. Esatto, cioè non avrebbe veramente più alcun senso dopo 6 anni di contenzioso in cui le parti hanno percepito che non si è fatto niente nel loro interesse, per cui strumenti veramente utilizzati male. Continuiamo su questo filone. A proposito di strumenti utilizzati male, parliamo di difesa d'ufficio. Domenico, capita spesso e volentieri che l'avvocato d'ufficio si trovi a lavorare gratis e magari anche senza molta considerazione da parte dei giudici. Ho raccolto l'intervista. Luigi, tu sei più esperto di me di difesa d'ufficio. Siccome ogni anno arriviamo a una certa scadenza, il CNF ci dice no, non siamo pronti, dobbiamo rinviare, che tu sappia sai a che punto è lo stato dell'arte sul software che dovrebbe accogliere, la piattaforma che dovrebbe accogliere le richieste di iscrizione al registro. Guarda, ho capito, non so bene, perché quest'anno non mi sono ancora occupato di controllare, di verificare. La scadenza, come al solito, dovrebbe essere 31 dicembre, ma come al solito ci hanno abituato, verrà prorogata con qualche motivazione, magari il fatto che vanno tutti all'ultimo e bloccano la piattaforma. Però ti dico che l'anno scorso era stato prorogato ad aprile, il 30 aprile, e quando io feci il deposito della mia istanza di permanenza, avevo controllato che l'istruttoria per l'anno precedente, quindi per la difesa d'ufficio 2017, non era ancora stata svolta. Non so, controllerò, mi hai messo la curiosità, controllerò in questi giorni, magari ne daremo conto agli ascoltatori. O ne chiederemo conto a Giovanna Ollà, la nostra amica. Esatto. Dicevo, presento questa intervista raccolta con un collega del Foro di Cagliari, Mauro Trogu, che conosco da tanti anni. Ci racconta la sua storia di difesa d'ufficio. È stata un processo in cui lui aveva sollevato anche una questione di rilevanza per la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'imputato era deceduto, lui è stato deriso in udienza dal giudice, uno dei giudici del collegio d'appello. La liquidazione dei compensi è stata rigettata dopo anni ed anni, e ha preso la decisione di cancellarsi dalle liste d'ufficio. Sentiamolo Mauro Trogu. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno, benvenuto nella radio dell'avvocatura al collega del Foro di Cagliari, Mauro Trogu. Ciao Mauro, buongiorno. Ciao Pigio, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Mauro, io ti ho invitato perché tu nei giorni scorsi hai scritto un lungo post che sarebbe molto molto riduttivo definire sfogo. In realtà là dentro c'è tutta la sofferenza, la frustrazione del lavoro dell'avvocato d'ufficio, di un avvocato giovane come sei tu e preparato. Io ti conosco personalmente fin dai tempi dell'università, sei stato a lungo uno studioso della procedura penale, hai il dottorato di ricerca di procedura penale. Che cosa è accaduto? Raccontacelo. Beh, innanzitutto grazie per la presentazione. A chi non mi conosce, Pigio, sei molto generoso. E cos'è accaduto? È accaduto che ho esposto in quelle righe le ragioni che mi hanno spinto qualche anno fa a cancellarmi dalle liste dei difensori d'ufficio, e l'occasione è stata la definizione in senso negativo di una delle ultime istanze di liquidazione che avevo presentato per le attività svolte come difensore d'ufficio qualche anno fa. Noi sappiamo che i tempi sono molto lunghi, quindi questa risposta dalla Corte d'Appello che mi nega la liquidazione si riferisce a un processo conclusosi circa 3 anni fa. È arrivata l'altro ieri, giorno in cui ho deciso di raccontare questo. La vicenda è molto semplice. Assistevo
un imputato che era un ragazzo sfortunato, era tossicodipendente, e il primo grado andò abbastanza bene perché dei due capi di imputazione uno cadde, venne condannato solo per il secondo. Nel secondo grado di giudizio sollevai diverse questioni di diritto sostanziale, secondo me interessanti, e nonostante il soggetto non rispondesse più al telefono e non fossi più in grado di interloquire con lui, come spesso capita con queste difese, certo, d'ufficio, mi impegnai come sono solito fare, cercando di dare il meglio, e così qualche giorno prima dell'udienza d'appello depositai una memoria nella quale rappresentavo che al caso di specie si sarebbero potuti applicare perfettamente i principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Contrada in tema di prevedibilità della sanzione penale. E, arrivato in udienza, il presidente chiama il processo a carico del mio assistito e rappresenta che è pervenuto in cancelleria il giorno precedente il certificato di morte dell'imputato. Anche io casco dalle nuvole e il giudice all'atere si mette a ridere dicendo l'avvocato aveva pure presentato una memoria citando la giurisprudenza CEDU, e lo dice così con un tono di supponenza e al contempo ridendo, perché letteralmente rideva, che mi ha infastidito alquanto e mi aveva spinto a cancellarmi dalle liste di difensori d'ufficio facendo il seguente ragionamento: noi avvocati, quando, come categoria in generale parlo, ovviamente poi all'interno si devono fare le debite distinzioni, noi avvocati quando rappresentiamo d'ufficio i nostri assistiti veniamo spesso additati come coloro che non garantiscono una effettiva difesa agli assistiti, e però poi quando dimostriamo che stiamo lavorando, che ci impegniamo al massimo pur con tutte le difficoltà del caso, perché con un assistito che non paga e che non ti risponde al telefono, non ti dà le informazioni, esatto, diventa tutto più difficile. Ebbene, ciononostante, anche in quei casi trovi chi ha da denigrarti, e questo mi aveva infastidito tanto, e quindi scelgo lì a poco di cancellarmi dalle liste di difensori di ufficio, anche, non lo nego, per tutte le difficoltà che incontravo nel momento in cui si doveva ottenere la liquidazione dei compensi. Come sappiamo, la normativa prevede che il difensore d'ufficio debba essere pagato innanzitutto dall'assistito. Certo. Quando ciò risulta impossibile per irreperibilità dell'assistito o per incapienza delle sue risorse, lo Stato interviene liquidando i compensi all'avvocato. Questo già di per sé è un meccanismo abbastanza complesso, ma che ci può stare. Nel caso di specie l'imputato era morto, quindi per me era impossibile agire contro di lui per ottenere la liquidazione dei compensi. Una risalente sentenza del 2007 della Corte di Cassazione stabiliva che in questi casi, in caso di decesso dell'assistito, si potesse applicare analogicamente la procedura prevista per gli irreperibili, certo, di fatto, ossia, certo, quei soggetti che non si trovano, e allora in quei casi l'avvocato è dispensato dal tentare di dare avvio ad una procedura esecutiva nei suoi confronti per il recupero dei crediti. Tuttavia, in quella sentenza si dice anche che questo esonero dell'avvocato dal tentare di recuperare il credito forzosamente nei confronti dell'assistito poteva essere ritenuto soltanto nel caso in cui si dimostrasse che egli era morto senza lasciare eredi o che gli eredi avevano rinunciato all'eredità. Quindi è un'analogia fittizia, perché è chiaro che se in presenza di un erede tu devi tentare di recuperare forzosamente quel credito, non ha senso parlare di equiparazione del regime. Certo, peraltro è un aggravio perverso, perché onera l'avvocato di ricostruire il quadro eredi e il quadro delle accettazioni con accertamenti incredibili. Esatto. Io nel caso di specie mi sono
personalmente rifiutato di fare di questo percorso per un motivo molto semplice. Stiamo parlando di un ragazzo tossicodipendente che muore prima della madre. Io sapevo che lui viveva con la madre pensionata, mai mi sarei sognato di andare a dare una ulteriore pessima notizia alla donna che già aveva sofferto abbastanza. Ci mancava solo la ciliegina sulla torta del debito lasciato dal figlio, quindi mi sono umanamente rifiutato di percorrere questa strada e ho chiesto, ciononostante, la liquidazione al tribunale e alla corte d'appello, che mi hanno risposto il tribunale circa un anno e mezzo fa e l'altro ieri la corte d'appello negli stessi termini, ossia non hai dato la prova del fatto che l'imputato sia morto senza lasciare eredi o che questi abbiano rinunciato all'eredità e quindi ti nego la liquidazione dei compensi. Questo è quello che ti ho raccontato. Hai lavorato gratis e ti sei preso anche lo sberleffo della risata in udienza. Mauro, esatto. La tua decisione di cancellarti dalle liste d'ufficio deriva più dalla mortificazione della mancata ricompensa del lavoro svolto dall'avvocato oppure proprio da quella risata lì? Che cosa che ti ha determinato? È un complesso di cose. Innanzitutto il fatto che lavorare gratis non piace a nessuno e non credo che sia pensabile che qualunque lavoratore autonomo o dipendente lavori senza compenso. Questo è un primo dato e purtroppo nel caso delle difese d'ufficio i motivi per cui viene negata la liquidazione sono vari e non infrequenti, mettiamola così. Sì. In secondo luogo i parametri di commisurazione dei compensi sono spesso ridicoli, nel senso che c'è un dimezzamento di partenza sui compensi stabiliti dalle tabelle ministeriali che a mio modo di vedere in molti casi non trova alcuna giustificazione rispetto al pregio dell'attività svolta. Primo, quindi una considerazione di tipo economico. Secondo, una considerazione per come io vivo la professione. Io mi definisco sempre un avvocato dentro il sistema, cioè non un avvocato antisistema e come tale penso di svolgere il mio lavoro nell'ottica del quadro costituzionale. Questa funzione dell'avvocato nel sistema giustizia previsto dalla Costituzione si accentua nel caso della difesa d'ufficio, perché se noi ci riflettiamo bene, la difesa d'ufficio è uno di quegli istituti che consente al sistema della giustizia penale di funzionare sempre e comunque, certo. Perché è espressione dell'obbligatorietà della difesa tecnica. Se non ci fosse la previsione dell'istituto della difesa d'ufficio, molti processi non si potrebbero fare qualora l'imputato scegliesse di non nominare un difensore di fiducia. Certo, quindi certo. Già il fatto che esista la difesa d'ufficio consente al sistema giustizia penale di camminare a prescindere dalle decisioni prese dall'imputato rispetto alla... E quindi allo Stato di esercitare una prerogativa, la repressione dei reati. Allo Stato di esercitare la propria prerogativa e alla collettività di vedere soddisfatti gli interessi collettivi del popolo. E questo è fondamentale, questo viene dimenticato perché spesso agli occhi dell'estraneo l'avvocato è uno a cui si deve dire ma cosa pretendi da noi, perché ti dovrebbe pagare lo Stato? L'avvocato d'ufficio questo non gli si può certo obiettare, perché se non ci fosse l'avvocato d'ufficio l'imputato sarebbe facile agire il sistema fin troppo. Senti, facile. Da qui guarda, ti se faccio l'ultima domanda. Sì. Tu pensi, speri o auspichi che la tua reazione sia seguita da tanti, da tutti, cioè che tutti si cancellino dalle liste d'ufficio come hai fatto tu? Guarda, io penso che quello sarebbe l'unico gesto
capace di far sentire realmente l'importanza della difesa d'ufficio. Se ciò non accadrà, nessuno si renderà mai conto di cosa significa l'esistenza di questo istituto. Come spesso capita, quando un istituto positivo ce l'hai e sei abituato ad averlo, stenti a capirne l'importanza. Solo quando ti manca qualcosa che hai sempre avuto, allora percepisci quello che ti sta venendo meno e rifletti sulla sua importanza. Molto chiaro, grazie Mauro, grazie per aver condiviso la tua esperienza, speriamo che effettivamente sia da monito, sensibilizzi o magari sia l'inizio di una protesta. Un caro saluto, un abbraccio, ciao. Ciao Pigio, buon lavoro, saluto grazie. A tutti. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. Eccoci nuovamente in onda, grazie a Mauro. Insomma, la riflessione è aperta, diteci anche la vostra, se è il caso di cancellarsi tutti in massa dalle liste d'ufficio e far sentire un po' magari il nostro peso. Domenico, direi di concludere, abbiamo trattato molte questioni, ovviamente la speranza è sempre quella che i tempi migliorino o che comunque gli avvocati facciano di tutto per farla migliorare. Siamo ottimisti, anche se forse non ce ne sono le condizioni. Salutiamo senz'altro i nostri radioascoltatori, un saluto a te Piggio e a Ornella. Anche da parte mia un saluto agli ascoltatori, a te che mi hai tenuto compagnia in questa conduzione, un saluto e un ringraziamento a Ornella, ci sentiamo presto sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.